sempre in diretta da Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio che la Book Sprint Edizioni dedica ai suoi autori. Ora sono in compagnia di una dolcissima ed emozionatissima autrice, Nada Franceschini. Buongiorno Nada. Buongiorno. Buongiorno. Io lo so che sei così emozionato, ho avuto modo di parlare con te sia prima che adesso, però dobbiamo subito sciogliere il ghiaccio perché abbiamo tante cose da dire. E parlare prima di tutto del fatto che per te non è la prima esperienza davanti alle telecamere della Book Sprint Edizioni, perché già precedentemente hai presentato il tuo libro, al quale poi sei particolarmente legata, perché quando sei venuta qui, prima di parlarmi della nuova pubblicazione, ci tenevi sempre a spiegarmi questa, che si intitola Restituire a Maria quel che è di Maria. Perché sei così legata a questo libro? Perché io ho vissuto un'esperienza religiosa profonda nella Chiesa e sono profondamente convinta che nella Chiesa manca la presenza femminile, come invece dovrebbe essere, perché tutto il cristianesimo trova le sue radici nel sì di Maria. Quindi se c'è un modo che Dio ha voluto per rivelarsi all'umanità come Dio, e poi con tutto il Vangelo e il messaggio che c'è Dio, sì, il kerigma di Cristo, si è servito di una donna, di un sì di Maria. Maria non è stata valorizzata assolutamente. Oggi è il momento della donna, dappertutto, e la Chiesa ha un ruolo fondamentale, in particolare il cristianesimo, perché non ci sarebbe cristianesimo senza una donna, Maria, che per di più è immacolata. Quindi qui si apre un discorso teologico enorme, sì, che riguarda, infatti, l'Immacolata Concezione di Maria, che è superiore a qualsiasi uomo, a qualsiasi donna. Perché è senza peccato originale, laddove l'incarnazione di Cristo riguarda tutto il messaggio di salvezza, che salvezza appunto dal peccato, e quindi una visione dell'eternità. Questo discorso è stato attribuito fondamentalmente agli uomini, dando all'uomo un potere enorme, perché solo l'uomo, al maschile, è il sacerdote. Qui si apre un capitolo, e sarà probabilmente un altro libro che sto già cominciando a scrivere, per approfondire questo concetto del sacerdozio, perché io desidero che la donna e l'uomo vengano equiparati assolutamente sul nell'ambito piano umano, del sacerdozio. Perché con il battesimo noi diventiamo persone cristiane, quindi non è una questione di genere, questo il cristianesimo solo lo può rivendicare, perché se facciamo una questione di genere e un discorso muscolare non lo apriamo proprio il discorso. Noi col battesimo diventiamo persone, e c'è questa assoluta solidarietà, parità dell'uomo e della donna, che deve passare dalla religione diciamo dal cristianesimo alla società, un discorso culturale e sociale. Non c'ha niente a che vedere 2000 anni di storia dove c'è stato l'uomo che ha preso questa funzione, sempre il sopravvento, sempre nell'ambito, c'è un maschilismo, ma oggi non è più della Chiesa, si è un po' ridimensionato, sì, però. Non tanto, non ancora sufficientemente. Siamo in un momento, io anzi ringrazio molto, prendo questa occasione per dire grazie al Papa Francesco, che veramente sta facendo l'impossibile su tutti i piani. E questo della donna, adesso ultimamente proprio ho ricevuto diverse telefonate di amici: Nada, hai sentito il Papa? Comincia a voler fare un approfondimento proprio sul ruolo della donna, istituendo una commissione per un eventuale passaggio al diaconato, che è già un passo avanti molto importante, non è mai successo, però non è quello. Io ho puntato ancora più in alto, e questo sarà una questione di tempo, perché gli anglicani, che sono cristiani non cattolici, hanno le donne già sacerdote. E sì, io lo dico poi come psicologo, un'altra cosa, che noi per ricevere un sacramento, dico questo perché è una questione psicologica importante, dobbiamo andare necessariamente a confessarci, come si dice, da un sacerdote uomo, sì, che dicono: ma lei non deve vedere l'uomo, deve vedere che l'uomo è in persona Cristi. Benissimo, col battesimo siamo tutti in persona Cristi, quindi fare la distinzione tra sacerdote ministeriale e sacerdozio battesimale sono un gioco di parole, perché qui c'è da approfondire che significa il sacerdozio. Non posso aprire, perché il tempo è poco. Guarda, che
cosa significa sacerdozio, ma il prossimo libro che farò sarà tutto sviluppato su questo punto, perché il sacerdozio è uno solo. Io non in questo libro, molti hanno pensato che c'è il sacerdozio, primo sacerdote dopo Cristo, che Maria è sacerdote, ma no, Maria è sacerdote come lo sono gli altri. Ma in che senso è sacerdote? Questo è il discorso, è un servizio, è un compito che si dà, è una funzione, perché l'unico sacerdote è Cristo, chi salva l'umanità è solo Cristo, e Maria ci ha dato Cristo in corpo sangue e ce l'ha dato reale, ce l'ha dato come persona umana. E quindi più sacerdote di Maria chi può essere? Quindi qui si apre una cosa. Si apre un discorso molto più ampio. Poi non so se ho finito il discorso del sacerdozio, che noi dobbiamo andare da un sacerdote, che le donne devono andare da un uomo e che noi non possiamo andare. Io mi andrei molto più a confessare. Da una donna. Come si sentirebbero gli uomini se dovessero andarsi a confessare da una donna? Queste sono delicatezze di amore che non vengono da Dio, perché Dio è delicatissimo nell'amore, ma vengono da tutta una concezione della donna che ne si... Da 2000 anni, non ne parliamo, ai tempi in cui si è sviluppato il cristianesimo, nella cultura giudaico-romana la donna non poteva neanche testimoniare in tribunale, quindi è un discorso dove la donna è inesistente, zero. Adesso non ne parliamo, adesso la donna nella Chiesa deve avere un ruolo fondamentale, senza alcuna distinzione, perché questo, se la Chiesa riuscirà a farlo, ha un valore culturale immenso in tutta la società, e non si può più accettare questa sottomissione, divisione e questa discriminazione. Deve essere inclusivo il sacerdozio di Cristo, che è questo compito dell'annunciazione, sì, del suo kerygma, deve essere inclusivo e non escludere. Brava. Nada, io vedo che hai una preparazione incredibile al riguardo, e lo senti come un argomento dentro, che ti viene, sento, sì, lo senti particolarmente, sì. Però io voglio mettere in evidenza anche un altro lato del tuo carattere, del tuo modo di essere, del tuo cuore, della tua anima, e che per me, da quello che ho potuto evincere, è racchiuso in questo piccolissimo libricino, piccolissimo sì, e grande libricino, perché all'interno di esso ci sono delle poesie che per tanto tempo hai deciso di non pubblicare, e invece adesso sono qui, sì, sono in questo lavoro, e ci sono tanti sentimenti, ci sono tante emozioni racchiuse in questo libro, e in particolare io vorrei che tu mi leggessi una poesia che parla poi sempre dell'amore in modo diverso. In questo caso parlavamo dell'amore che tu hai per la figura della donna, per Maria nell'ambito della Chiesa, quindi è un discorso molto più ampio, ma qui semplicemente parliamo dell'amore più semplice, più bello e naturale che possa esserci tra due persone, che sono i tuoi genitori. Sì, grazie. E vorrei che mi leggessi questa poesia intitolata... Spero di non commuovermi troppo. E anche se ci commuoviamo non è un problema, le lettere, grazie, d'amore. Sì. È un fatto vero che è nato proprio le lettere d'amore di mamma e di papà all'improvviso sono saltate fuori da uno scatolone di cartone, infiocchettato con un ruvido spago, tutte ordinate e ben conservate, felici di essere aperte, mi hanno accolto con un sorriso e si è spalancato il paradiso. Sono volate sul mio viso le stelle tutte del firmamento, cullate dallo zefiro di primavera, baci, abbracci, carezze, ghirlande di rose, ad ogni petalo una promessa di tenerezza e un profumato sbocciare di fiori dalla schiusa dei loro cuori. Ad ogni lettera del mio papà era impresso il sigillo da lui creato con proprie ali, dove una rondinella ad ali spiegate vola alta tra le nuvole col motto della sua libertà. Grazie, mamma e papà, per le tenere lettere, gelosamente conservate, per scaldare il cuore col fuoco del vostro appassionato amore. È molto particolare, voglio dire questo, che questa poesia, grazie, 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 sì, è anche l'essenza del cristianesimo. Tutto il messaggio di Cristo e la sua incarnazione e proprio il sacerdozio è un ringraziamento. E quindi, ed è proprio nella chiusura del tuo libro, posso anche nella leggere, copertina, perché ho, certo, perso mio marito ultimamente, io sono venuta qui proprio perché avevo questo, sì, veramente mio marito è stato la mia vita, e quindi adesso leggo questo perché grazie, 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 amico del mio cuore, per le tue prime ed ultime parole seguite al silenzio di nascoste lacrime, per camminare insieme da lontano verso i prati più belli,
fioriti dal dono del fedele crocifisso amore. Grazie Nada. Eva, io vi ringrazio alla Book Sprint Edizioni che mi dà questa opportunità di fare queste belle e interviste. E noi ringraziamo di te cuore. Che ogni volta sei presente e ci regali queste belle emozioni con i tuoi lavori, ma soprattutto con la tua persona. E ancora per il prossimo libro sulla donna che dovrà continuare questo cammino di continua anche di questo cammino lavorativo. Grazie, che ti completa tanto. Grazie, vi ringrazio tantissimo di questa intervista. Grazie ancora a te e alla Book Sprint Edizioni.